Il codice sul volo degli uccelli di Leonardo è un quadernetto con copertina di cartone di carte 20, secondo la numerazione di Leonardo, e si trova alla Biblioteca Reale di Torino. All'interno di questo quaderno sono scritte tre date da Leonardo: 14 marzo 1505 e una doppia, 14 e 15 aprile 1505. Per capire questo gioco dovremo fare questa operazione. Facciamo un timbro, mettiamo l'anno 1505. Adesso dobbiamo trovare i numeri di Leonardo legati all'età di Cristo morto a 33 anni. Leonardo è nato nell'anno 1452, al primo posto metto il numero 52. Quando Leonardo ha 53 anni, 52 più 53 è uguale 105, metto il numero 105 che è rappresentativo dell'anno 1505 e do il numero 33. Adesso conosco i quattro numeri, 52, 53, 105, 33. Vediamo come sono disposti all'interno delle date di Leonardo. La data 15 aprile è il 105esimo giorno dell'anno e questo numero è già rappresentativo dell'anno di esecuzione dell'opera, il 1505. Leonardo in questo giorno fa il compleanno. Leonardo è nato nel 52, quando ha 53 anni, 52 più 53, ottiene il numero 105 come data di compleanno corrispondente all'anno 1505. Perché lega il numero 14 aprile alla data 15 aprile? Perché il 14 aprile è il 104esimo giorno dell'anno. Se lo divido per 2 ottengo il numero 52. Adesso, le due date insieme ci vogliono dire che chi è nato nel 52, 52, 52, ha 53 anni nel 105, e cioè fa il compleanno l'anno 1505. Dobbiamo trovare il ragionamento che lega queste due date alla data 14 marzo, 73esimo giorno dell'anno. E qui dobbiamo conoscere il sistema dei numeri chiave. Alla data 14 marzo, che è il 73esimo giorno dell'anno, leggo il numero 20, numero chiave. 73 meno 20, ottengo il numero 53. L'età di Leonardo, se tolgo il numero 20, ottengo l'età di Cristo. E allora ne vediamo che attraverso il numero chiave 20 noi leghiamo l'età di Cristo all'età di Leonardo e al numero e alla data 14 marzo. Questi numeri adesso si devono trovare all'interno del formato del quaderno. Le misure ufficiali, queste sono le misure ufficiali pubblicate da Pedretti nel 1975. 21,2 x 15,2 centimetri. Queste sono misure ministeriali, non sono misure reali, ma misure informative, cioè con contenuto di informazioni. E vediamo che informazioni ci danno. Trasformo questi centimetri in millimetri ed ottengo 212 per 152 millimetri. La prima misura, 212, è composta da 4 volte l'età di Leonardo, il numero 53. La seconda misura è composta da una volta l'età di Leonardo, 53 anni, e 3 volte l'età di Cristo, 33. Adesso la somma di 212 e 152 mi dà il numero 364. Questo numero, se lo divido per 7, mi dà il numero 52, l'anno di nascita di Leonardo. Dobbiamo ancora trovare questi numeri nel numero di inventario, cioè il codice 95. Torniamo alla data 15 aprile, che corrisponde all'anno 105, 1505. Prendo 105, tolgo il numero chiave 10 ed ottengo il numero di codice 95. Se tolgo ancora il numero chiave 10, ottengo il numero 85, che è composto da 52, l'anno di nascita di Leonardo, e 33, l'età di Cristo. Quindi si ripete nel numero di codice con l'anno l'operazione che si era fatta, che Leonardo aveva fatto il 14 marzo. Naturalmente poi il gioco del 20, qui e qui, è già legato al numero di carte, ma questa è un'operazione che va
più avanti, insomma, le 20 carte, che Pedretti dice essere 20 la numerazione di Leonardo.